Ciao ragazzi, sono Karin Vogue e voi siete sul canale K-Vape. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati sui video che andrò a caricare. Oggi, stracarichi, andiamo a provare i liquidi di casa Moonshine. Sono stata da loro in negozio, ho incontrato anche The Big Atom Man, simpaticissimo, lo saluto sempre con molto piacere e lo ringrazio per avermi proposto uno dei liquidi che a lui è piaciuto molto ed effettivamente è piaciuto molto anche a me, anche se non rientra nelle mie opzioni di svapo all day, però è ottimo. La casa Moonshine mi ha realmente stupita, dei prodotti veramente di alto livello. I liquidi che ho provato, dove li ho messi in dripper, in tank, messi su bottom feeder, provati veramente ovunque e in vari dispositivi, in MTL piuttosto che in Flavor, che in Cloud, hanno sempre funzionato. Ovviamente vi tirano fuori delle note diverse a seconda dell'atomizzatore in cui lo inserite, però devo dirvi che non ho mai trovato qualcosa in cui non venissero fuori tutti gli elementi di cui è composto il liquido. Ne ho trovati, ovviamente, alcuni ne esaltano un aroma particolare, uno ne esalta un altro, però bene o male si trova il compromesso, la facilità con cui si svapa e la resa aromatica, perché sono molto fedeli a quello che è il prodotto originale. In che senso? Facciamo un esempio, questo è il liquido che mi ha consigliato The Big Atom Man, si chiama The One White Edition. Questo liquido è un biscotto al cioccolato bianco inzuppato nel latte. Oh, but. È una cosa fantastica, nel senso che realmente vi sembra di mangiare un biscotto. Sono andata a provarlo, ho trovato la mia quadra per il mio gusto personale sul Tauren Profile, la Mesh, scusatemi, la Mesh è una 0,15 reticolata standard, quella classica che vi viene fornita con cotone e cotton bacon. Ed è buonissimo perché voi sentite subito la botta di biscotto, vi arriva questo cioccolato bianco che è burroso alla fine perché è burro di cacao, il cioccolato bianco. E poi vi arriva questo finale di latte che vi rimane persistente. Sicuramente non riuscirei a svaparlo tutto il giorno, però l'ho trovato molto ma molto piacevole. E rimane anche persistente. E non è neanche, non vi lascia la bocca così grassa, così non è fastidioso. Ci sono dei liquidi che invece vi rimane molto lo zuccherino, vi impastano la bocca, lo sentite già pesante, come se vi fosse mangiati una tonnellata di quello che state svapando. In realtà in questo caso no. Passiamo al secondo liquido. Parliamo di Adalet. Adalet, io in negozio sinceramente ho visto in lontananza questa boccetta nera rossa, sembrava un po' quasi da film horror, un po' strana, un po' così. Insomma, io alla fine ci ho visto un gatto con le fiamme, quindi Lega lega lita de calida y barato. capisco che non ci vedo bene, però ok. Questo caso è un liquido arancia rossa sanguinella con pesca e una punta di ice. Vi dico subito che è molto molto buono. Io alla fine ho trovato la mia quadra su questo sistema, il tubo Fush con il dread di casa Damn Vape, di cui avevo fatto la recensione, che ha le coil lolly. In questo caso io ho sulle lolly. Ho fatto una resistenza alta, per cui non vi aspettate che adesso vedete un nuvolone. Ho un bel vapore freddo e devo dire che su questo atomizzatore, su questo dripper, con le coil lolly riesco a tirar fuori un aroma di pesca un po' più persistente, quindi piuttosto che l'arancio, perché provato su Wasp in bottom feeder usciva bello bilanciato, arancia, pesca e poi la punta di fresco. In questo caso invece io ho la pesca che si sente molto bene, un po' di fresco e quel finale un po' agrumato, e devo dire che a me piace tantissimo.
e ribaltandolo, diciamo che è come se avessi due liquidi, però tenete conto che questo atomizzatore qui è particolarissimo perché con le coil Lolly vi tira fuori una gamma aromatica completamente diversa rispetto a quello che sentite sui vari dripper normalmente. Ma io trovo che l'Adalet su qui sia buonissimo, sempre ovviamente per come piace a me. Mi ricorda tanto un Bellini con quel finale agrumato, che di solito il Bellini non ha, però lo trovo assolutamente eccezionale. L'ho caricato sul... Fush, come vedete è come la spada laser di Star Wars. E sentite proprio la freschezza che è già accompagnata da questo atomizzatore che rende tutto fresco, un vapore bello freddo. Avete questa freschezza primaverile, quasi molto estivo come sistema. Mi è piaciuto veramente, ma veramente tanto. Adesso spegniamo il nostro tubo e arriviamo al pezzo forte. Vi ho tenuto per ultimo il mio liquido preferito, che è il PBM, pane, burro e marmellata. Non è il PBM del programma, sì, quel gioco di una emittente radiofonica nazionale. Io ce l'ho sull'Arbiter, l'ho provato anche sullo Zeus Amash e devo dire che vi tira fuori molto più l'effetto panoso. Su questo vi tira un po' avanti la marmellata. Vi dico subito che qui sentite veramente il pane tostato, l'effetto burroso è minimo e poi avete quel bel marmellata di frutti rossi, di lamponi, bella, bella, bella tirata avanti. E quindi avete proprio le varie parti quando lo mordete. Se lo mettete su lo Zeus Amash sentite molto più questo effetto panoso tostato, marcato, e in fondo sentite la marmellata. Io con questo sistema ho trovato realmente la quadra perché lo trovo assolutamente bilanciato. In questo caso a me piace molto bilanciato, nel senso che io quando addento anche il mio pane tostato sento la tostatura, ma devo sentire anche la marmellata. Quindi non è l'effetto che sento sto pane tostato poi alla fine la marmellata, no. E con questo sistema secondo me è ottimale perché sui sistemi che ho provato, Zeus Amash mi tira fuori di più il pane, questo è bilanciato e invece provandolo su Druga mi ha tirato avanti la parte zuccherina della marmellata, quindi ho scelto poi il sistema su cui mi piaceva di più. Buono in tutti e tre i casi, ma questo secondo me è quello che è il risultato migliore. Che cosa posso dirvi? Che sicuramente andrò avanti a provare i loro liquidi. Di questi ne farò assolutamente una scorta e vi invito a provarli perché sono un'azienda veramente seria. Tutti quelli che fanno, almeno vi dico già di questi tre, io non ho trovato quell'effetto sintetico che su alcuni si può percepire. Gli aromi non sono neanche che li sentite indietro, li sentite belli, decisi. Carichi al punto giusto, veramente rispecchiano. Questa azienda rispecchia il mio pensiero e il mio gusto, che per me questi sono molto molto buoni. Rispecchiano veramente il prodotto reale. Pane, burro, marmellata è quello. Mi rievoca realmente i ricordi di quando ero bambina con mia nonna che faceva la marmellata in casa e lo si mangiava con il pane un po' abbrustolito ed era una merenda fantastica. In questo caso io vi posso dire che sicuramente li riprenderò, ne proverò degli altri e vi consiglio di ovviamente provare questi prodotti. Ah, mi stavo dimenticando. Questo perché qualche giorno fa ho incontrato uno di voi e mi ha chiesto del Papillon perché lo avevo su. Questo è Papillon di Woodpeak Boutique. Sono fatti completamente in legno con inserto, questo meno questo ha un inserto in pelle. Queste lavorazioni sono fatte completamente a mano, quindi anche tutte queste decorazioni interne è tutto realizzato a mano. Da cari in bocca è tutto. Io vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, adesso non so con quale lasciarvi perché sono tutti buoni. E
Io vi invito al prossimo video e vi lascio con l'ultima svapata, ovviamente, di PBM.